Innanzitutto buonasera. Allora, come avevamo detto di non demoralizzarci troppo la volta scorsa, quando la partita col Sassuolo era andata in modo del tutto particolare, mettiamola così, e forse poteva andare differentemente, sarebbe potuto andare differentemente, non ci saltiamo in elevazione nemmeno stasera dopo l'1-5. Diciamo solo che è stata una Roma concreta, quadrata, che non ha mai perso il bandolo della matassa, non ha mai perso l'ago della bussola della partita, ha saputo impostare il suo gioco e soprattutto, una volta colpito bene il Bologna, ha affondato altri colpi. Qualcuno ha detto no, è eccessivo, si dovevano fermare. Sta storia che i giocatori si devono fermare quando la partita gira veramente bene è una favola di altri tempi. Oggi si deve giocare. La Roma ha giocato a pallone, è di uno spessore superiore, di due spessori superiori al Bologna. Bologna me l'aspettavo meglio, sinceramente, però il Bologna è poca cosa. Il Bologna trova la forza in alcuni suoi giocatori, in Mihalovic, punto e a capo. La Roma è una squadra ben organizzata, anche se poi alcuni forse dei nostri giocatori sono stati leggermente al di sotto, ma pochissimi. Gli altri sono stati eccellenti, eccezionali, senza sbavature e soprattutto si comincia a vedere la mano di Fonseca, di questo allenatore che piace a pochi, che tutti quando c'è stata la necessità abbiamo criticato, ma oggi dobbiamo fargli un bellissimo applauso perché ha creato un qualcosa che non esisteva prima. La Roma comincia ad avere un'immagine, una faccia di Fonseca e ben vengano di queste partite. Non saranno sempre rose e fiori, ma ricordatevi che la Roma esiste, sta lì, sta per lottare per i primi posti e se non la fermeranno con altri mezzi, o a meno che si romperà il giocattolo, che tutto può essere, ma se non succederà questo, la Roma sarà fra le quattro prime protagoniste del campionato di Serie A. Un saluto a tutti. D'accordo tutto, io penso che oggi il primo tempo potevamo fare la bellezza dei 6-7 gol. Oggi la Roma ha giocato bene, mi è piaciuta, il secondo tempo ha amministrato, non si è mai affaticata, quindi è andato tutto bene. Vorrei fare un complimento particolare a un giocatore spaventoso, secondo me, Villar. C'ha una testa, è un regista che non ho, dai tempi di Pizarro che non vedevo un regista così. Cioè, Pizarro è tutta un'altra cosa, ma Villar è tanta e tanta e tanta roba, di 20 anni c'ha, ha 20 anni, un giocatore stratosferico. Poi sbaglierà anche qualche partita, e spero che non si bruci, però Villar è veramente stratosferico. È stata una bella Roma, forse anche troppo bella, bisognerebbe chiedersi se è stata la Roma così bella, quasi perfetta, o il Bologna così scarso, viste le tante assenze. Un primo tempo perfetto, 5 gol, una Roma che non ha mai sofferto, peccato per quell'autogol di Cristante, molto sfortunato comunque. Però una Roma, oggi è molto difficile trovare giocatori sottotono, peccato per Dzeko che ha sbagliato tanti gol, ne ha fatto uno ma ne poteva fare tre o quattro tutti insieme e speriamo che se li abbia tenuti per giovedì. È una Roma che insomma ci fa ben sperare per il futuro, domani ci sono i sorteggi per l'Europa League, speriamo anche nella dea bendata, visto che la Roma è molto sfortunata nei sorteggi, di solito becca sempre le squadre più forti, speriamo che per una volta almeno ci dica bene e troviamo degli avversari semplici, semplici per andare avanti. Bene Pellegrini come trequartista, mi è piaciuto moltissimo Villar, che è un ragazzo che sta maturando domenica in domenica, sta dimostrando veramente di meritare una maglia da titolare. Molto bene anche Castorp, che è stato molto attento sia nella fase difensiva che nella fase d'attacco, mentre insomma si conferma eccezionale Spinazzola, che sta dall'inizio della stagione praticamente non ha sbagliato una partita.
adesso testa ai sortigi domani, ma soprattutto testa giovedì sera, partita che sarà un'autentica battaglia, verrà un Torino penultimo, che è un po' la delusione di questo campionato, che verrà a Roma a vender caro la pelle, ma è fondamentale per noi continuare a vincere e portare a casa i tre punti. Grazie a tutti, forza Roma, Vittorio Bellucci. Siamo nell'immediato post partita della partita del Dall'Ara di Bologna, in cui la Roma ha spadroneggiato e vinto alla grande con il perentorio e sotto certi punti di vista veramente importante risultato di 5-1. Una Roma che nella prima frazione di gioco ha imposto la sua qualità sia nei singoli sia soprattutto nella coralità del gioco. Ma con un risultato che non ammette discussioni, un 5-1 per la Roma, un 5-1 che con maggiore cattiveria sarebbe potuto diventare un risultato eclatante nei confronti del Bologna. Non so a questo punto dove cominciano i meriti della Roma o i demeriti del Bologna. Una cosa è certa, che la partita di oggi della Roma è, secondo me, almeno da quello che io mi ricordi, la partita più bella che abbia mai visto dalla Roma dagli ultimi 10 anni. Un gioco spettacolare per lunghi tratti, la prima mezz'ora assolutamente devastante da parte della Roma, e tutti i giocatori ampiamente sopra la sufficienza. Le cose che più mi hanno fatto piacere sono l'aver visto un grande Pellegrini in grande spolvero, quando solo pochi giorni fa è stato criticato aspramente da molti romanistoni. Io li chiamo così perché sono quelli che criticano per scindere, o quelli che aspettano che la Roma perda o giochi male per poter criticare. Cada jogo tem uma história. Esta primeira parte que fizemos, naturalmente, que deve estar ao nível da melhor Roma de sempre, desde que chegámos. Mas, porque também teve muitos golos, mas espero que o futuro demonstre que nós estamos a crescer e vamos continuar a crescer. Necessitamos de tempo para que estes jogadores todos cresçam, porque são jovens, necessitam de tempo, mas eles estão a dar uma boa resposta, têm estado a crescer em conjunto como equipa, no entendimento do jogo, e isso vai fazer com que eles no futuro sejam melhores. O número de golos que marcámos na primeira parte parece mostrar que estamos num momento brilhante, e estamos, mas ainda não fizemos nada. Devemos continuar a jogar da mesma forma, a sempre ser uma equipa junta, sempre em todos os momentos do jogo, e é isso que vai fazer transformar-nos numa grande equipa para conseguir os nossos objetivos. Ogni partita ha una storia a sé, evidentemente oggi il primo tempo è stato tra i migliori di sempre della Roma, se non altro dal nostro arrivo, per il numero di gol che appunto dimostra che stiamo attraversando un ottimo momento. Però ecco, è in generale tutta la squadra che sta crescendo, i giovani stanno dando un loro contributo importante, ma appunto essendo giovani hanno ancora bisogno di un po' di tempo per adattarsi del tutto al nostro modo di giocare. Il momento che stiamo attraversando è sicuramente brillante, come dimostrano i 5 gol segnati, ma non abbiamo ancora conquistato nulla, quindi dobbiamo continuare a lavorare in questo modo per raggiungere i nostri obiettivi.